Allora, il 2020 è un anno horror, ma comunque siete ripartiti. Siamo ripartiti oggi con la maglietta a tema, siamo ripartiti, siamo felicissimi. Mi sembra veramente di non aver mai chiuso questo cinema e questa cosa mi fa stare veramente bene. È una sensazione bellissima. Oggi è stato veramente come non aver chiuso mai. Grazie. Qual è la soddisfazione più grande? La soddisfazione più grande secondo me è proprio la risposta del nostro pubblico che ci è stato vicino per tutti questi 6 mesi e ogni giorno io sentivo veramente tantissime persone e oggi averle ritrovate, averle potute vedere mi ha fatto veramente emozionare tantissimo. Adesso c'è, la ripresa servono anche dei bei film però perché sennò... Per la ripresa servono dei bei film che arriveranno sicuramente con un po' più di lentezza però arriveranno e, però noi abbiamo già pensato che nel caso i film siano troppo lenti ci pensiamo noi creando degli eventi e qualcosa lo troviamo, non temete. Quindi anche con la mascherina si può tornare al cinema come una volta? Assolutamente sì, è un piccolissimo dettaglio, come quando avevo letto in un articolo, è come quando a un certo punto hanno deciso che nei luoghi chiusi non si doveva più fumare. È una regola, va fatta, ma nei locali continuano ad andarci tutti senza problemi. La stessa cosa sarà al cinema, adesso si va al cinema con la mascherina, ma sarà tutto uguale a prima. Allora, si torna al cinema a vedere un classico ormai, che emozione fa? È una bella emozione perché comunque sono diversi mesi che non veniamo al cinema, a me piace molto tra l'altro, quindi mi mancava. Nella vita normale pre-pandemia com'era andare al cinema? Era abbastanza divertente, si stava in mezzo alla gente, quindi era un'esperienza più piacevole. Ora bisogna stare chiaramente un po' attenti a quelli che sono i rischi. Secondo voi c'è la possibilità di togliersi la mascherina almeno virtualmente, cioè tenere la mascherina ma non pensarci oppure no, non si riesce? Mascherina è meglio tenerla. No, ma anche col pensiero, cioè la mascherina si sente anche davanti al film. Si sente, però insomma bisogna mantenerla per forza, non c'è alternativa. Ma ci si sente sicuri comunque, anche con la mascherina, tutto. C'è sempre un po' il timore di dover contrarre questo virus. Sanificazione anche delle mani e tutto. Sì, è un qualcosa di essenziale. Assolutamente. Primo film visto che vi ricordate qual è? Al cinema. Il Gobbo di Notre Dame, 20 anni fa e passa. Ma guardi, anch'io un film della Disney, non mi ricordo esattamente il nome, però sì, sono passati parecchi anni, diciamo.